righe veloci, 2 minuti veloci per commentare l'over di oggi, venerdì 31, e questi sono i risultati. I pronostici sono quelli che ovviamente mandiamo sul canale gratuito di Telegram, quindi sono riscontrabili da tutti, e al momento stiamo prendendo tutti i risultati che passano, quindi la semplice value e la giochiamo a tappeto. Poi ovviamente si può sempre fare una cernita per eventualmente migliorare questo tipo di discorso e fare anche una valutazione più specifica. Questo era importante, avere un giudizio di base. Quindi in questi 3 giorni abbiamo visto appunto quello che significa giocare queste tips con la metodologia over. La quota su 365 mediamente la trovate a 1,83, quindi giocabilissima e rispettabilissima. Queste 22 vittorie contro 11 loss nella semplice giornata di oggi ci dà appunto 7,20 euro, 7 unità di 26, quindi direi più che rispettabile. Continueremo per tutto il mese di aprile a raccogliere questi dati. Vi invito anche a fare una selezione, se potete, di fasce, quindi quello che prima facevamo per i vincenti e perdenti, adesso lo facciamo ovviamente anche per l'over e l'under. Sono orientato a dare un'occhiata, una differenziazione appunto sul eventualmente la fascia 1,72-2,25. E la raffrontiamo appunto con la giocata a tappeto. Queste per ora sono tutte quelle di oggi. Da domani, 1° aprile, raccoglieremo appunto per differenti fasce, così avremo un raffronto, una banca dati che ci potrebbe servire nell'andare avanti del proseguo. E se voi volete continuare a raccogliere anche quelli dei singoli giocatori, continuate tranquillamente. Io comunque a livello statistico volevo approfondire questo discorso in maniera che abbiamo un quadro a 360 gradi della situazione, quindi la raccolta del prossimo mese sarà appunto sui dati della giocata over a completezza di questi 3 giorni. Abbiamo iniziato mercoledì, giovedì, venerdì, oggi. Vi vorrei far vedere anche il riassunto di questi 3 giorni. Carichiamo il file. Ho messo quota 1,83 e da cassa 1000, come vedete, siamo arrivati a 2571, quindi sono la bellezza di 15,71 unità in questi 3 giorni. A massa pari, se uno fa, facciamo un attimo un'occhiata alla D'Alembert per vedere come 2000, se sono più o meno la stessa vincita, perché ci sono poche situazioni in cui ovviamente abbiamo i loss vicini. Guardatevi le percentuali, e su 52 giocate ne abbiamo beccate 37, un ottimo 70, 71%, e un edge addirittura del 30, quindi siamo proprio 7 vincite, più di 2 sconfitte consecutive
Non abbiamo avuto, ne abbiamo avuto ben fino a un massimo di ben 7 vincite consecutive. Questo è il grafico, come vedete, ovviamente è un bel grafico ascensionale che diventa particolarmente interessante. 2669, quello da Lamberto, torniamo alla massa pari, 2571. Ok, continuiamo il mese con questa raccolta dati. Ovviamente tips le continuiamo a mandare sul canale Telegram, quindi a livello gratuito ancora una volta. Quindi se ne volete approfittare, ovviamente potete autonomamente usufruirne. Cercheremo anche di automatizzare anche le giocate con l'over, se riusciamo anche su 365, comunque anche cercheremo di farlo in maniera automatica, in maniera che potete anche in assenza davanti al PC poter usufruire di questo tipo di intrattenimento. Ciao, a domani per il resoconto quotidiano. Bye bye.